Perché non parli? È un monologo teatrale, comico. Ha bisogno di sfogarsi da qualche parte, non è che... Poi, come dice il proverbio, paura dell'inferno, sì, ma è meglio un puttanino oggi che un paradiso un po' sdomani, no? Allora... È drammatico anche, che racconta la storia del garzone di Michelangelo Buonarroti. Devi contemporaneamente essere genio e testa di cazzo. Ho voluto scrivere questa... commedia per ancora una volta raccontare un periodo storico importante visto però dal basso, dal ruolo del servo, perché è il servo quello che fin dalla commedia, fin dal grande romagnolo Plauto, che raccontava come i grandi sono visti dai piccolini. Non è che c'ha il braccio corto, i bracci non ce li ha, gli vengono fuori dalle scelle, così che è uno che... E così questa volta parliamo di Rinascimento, che è il periodo forse in cui l'Italia era più... Ha raffigurato il nostro progenitore Michelangelo nella Cappella Sistina. Adamo, che sta lì, arriva Dio, ti do la vita! Se c'è proprio bisogno, non è che... Ed è il più grande di tutti, Michelangelo Buonarroti. Visto che te lo conosci bene, ma è vero che Michelangelo è un po'... Così come hai visto da questo ragazzino, che io interpreto, che si chiama Cencio, che ha anche un difetto che è tartaglia, da cui appunto il titolo, Perché non parli?